Mister De Angelis, ad un occhio neutrale è stata una bellissima partita che avete comunque ripreso all'ultimo secondo. Primo tempo comunque bene, secondo forse un po' meglio loro? Beh, abbiamo avuto non la fortuna, il merito di andare sul 3-0. Siamo stati attenti, determinati, precisi nei primi 15 minuti. Sul 3-0 c'è stata questa piccola involuzione, abbiamo smesso di giocare quasi accontentandoci, e questo sport è spietato. Quando perdi il pallino del gioco durante la stessa gara è difficile poi ridiventare dominanti nuovamente. E abbiamo mollato leggermente, abbiamo permesso di alzare leggermente la testa, infatti non a caso hanno accorciato prima dell'intervallo, e nel secondo tempo con pazienza sono messi lì e hanno concretizzato la rimonta. Addirittura sarebbe stata una beffa oggettivamente perderla, perché noi, anche non essendo al top nel secondo tempo, abbiamo sbagliato un po' troppe ripartenze, 3 contro 1, 3 contro il portiere, e queste cose poi alla lunga si pagano. Il 4 pari alla fine penso che sia il risultato più giusto. Non abbiamo fatto bene una parte di partita, ma non siamo stati continui, quindi comunque loro hanno comunque dimostrato di essere squadra, ma lo sapevo, insomma, i punti sono più o meno quelli, di conseguenza era logico prevederlo. Sì, bella partita comunque. Siamo ormai a metà campionato, un bilancio generale di questa squadra, a che punto è il piano di crescita? Noi siamo comunque al di sopra di quello che pensavamo potessimo realizzare in questo inizio, chiamiamolo così, anche se adesso siamo al giro di boa. Siamo terzi, lo siamo ancora oggi sicuramente, e eravamo a 2 punti dalla prima. Io sono convinto che dall'inizio società e io stesso avrei ampiamente firmato per risultato del genere. Ovviamente esserci e poi perderla la testa una giornata dal giro di boa potrebbe anche dar fastidio, però io continuo a dire, come ho detto ai miei, che era anche troppo presto, perché il percorso di crescita ancora non è completato, anzi bisogna metabolizzare certe sberle come quella di Colleferro di una settimana fa e crescere di conseguenza. Oggi l'abbiamo fatto, siamo partiti benissimo proprio con la voglia, dimostrando sul campo la voglia di reagire. Soltanto ci siamo accontentati troppo presto. Se avessimo continuato a essere dominanti, a cercare di far gioco, a metterli sotto come avevamo fatto nel primo quarto d'ora, la partita non avrebbero avuto la possibilità di riaprirla. Ripeto che oggi in effetti c'è qualche piccolo errore da parte nostra, ma di interpretazione, ma sempre fa parte del percorso di crescita, è logico che accada questo. Pensare di averla vinta troppo presto, questo sport non paga, come del resto è successo a loro, perché l'ultimo secondo neanche pensavano che potessimo pareggiarla, invece abbiamo trovato il pareggio in maniera anche meritata, insomma abbiamo rischiato e alla fine ce lo siamo meritato. Daniele Didonè, ad un occhio neutrale questa è stata veramente una bella partita, male voi solo i primi 15 minuti che vi siete fatti sorprendere, poi piano piano con pazienza siete rientrati e la stavate per vincere. Guarda, diciamo che noi siamo abituati a partire con 1-2, anche 3 gol di svantaggio, è successo anche sabato scorso e abbiamo recuperato la partita. Diciamo che abbiamo un bel carattere, però se entriamo dentro al campo già determinati dal primo minuto, penso che ci giochiamo con tutti. Comunque è stata veramente una bella partita, combattuta fino all'ultimo, sono contento, anche un po' dispiaciuto per gol l'ultimo secondo, però va bene lo stesso, un punto in casa di loro va benissimo. Ecco, siamo a metà campionato, un bilancio insomma veloce su quello che è il vostro cammino. Guarda, noi l'obiettivo nostro rimane sempre la salvezza, cioè noi partiamo per salvarci, però cerchiamo di levarci qualche soddisfazione. La squadra c'è, speriamo in un ritorno diciamo migliore dell'andata, anche se all'andata diciamo che abbiamo fatto tanto. Aspettiamo il ritorno con grande fiducia e vediamo dal campo cosa esce fuori. Abbiamo la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti, abbiamo dimostrato. Perché alla fine abbiamo vinto col Colleferro, pareggiato con l'Alto Colleferro, pareggiato in casa dell'Aprilia, penso che non è poco. Cioè giochiamo a viso aperto con tutti, non abbiamo paura di nessuno e rispetto per tutti.